questo che state vedendo è il modello Acer P633, un modello per il mercato corporate 13 pollici con 3G integrato. È un notebook ultra leggero, pesa poco meno di 1,4 kg in un formato molto mobile che è il 13 pollici. Può avere sia hard disk abituale, quindi rigido, oppure anche il solid state disk. Rientra diciamo tra i prodotti top di gamma, quindi è un prodotto dockable, quindi che utilizza la bottom dock Acer Professional. È un prodotto che può avere anche tecnologia V-Pro, e quindi diciamo un prodotto molto molto adatto al mercato corporate, in quanto diciamo ad elevati livelli di standard di sicurezza e anche diciamo di gestione, di affidabilità del prodotto. Poi seguiamo a destra con il nostro prodotto Acer P113, che è il prodotto che noi diciamo offriamo nel mercato dell'education. È un prodotto a forma di zaino, perché all'interno di un formato 11.6 abbiamo un prodotto molto leggero, adatto appunto per il lavoro all'interno diciamo della classe. Hanno batterie 4 celle, quindi permettono una durata di esercizio del notebook di 4 ore, quindi un mezzo ciclo diciamo di giornata scolastica dello studente di oggi. Hanno tutti wifi, bluetooth 4.0, possono essere configurati sino anche a CPU Core i3 e Core i5 proprie dei notebook, con sistemi operativi che vanno o da Linux o Windows 8 Home oppure anche Windows 8 Professional. E con questo prodotto è possibile anche scaricare gratuitamente la versione del software Acer Classroom Manager, che è un software dedicato diciamo agli insegnanti e al condurre la lezione all'interno della scuola in maniera digitale. Accanto possiamo notare il proiettore che verrà lanciato nel mercato nei prossimi mesi, che è l'Acer K750, che è il proiettore Acer a sorgente luminosa ibrida, ossia utilizza una lampada LED laser che è molto innovativa nel mercato, perché permette ovviamente di abbandonare le lampade standard a il mercurio ad alta pressione, che sono dunque la tecnologia ibrida LED laser è meno pericolosa, permette una riduzione dei consumi energetici sino anche al 90% e anche una maggiore saturazione dei colori, e quindi diciamo delle immagini proiettate molto più vive, molto più nitide, e che utilizzano diciamo una scala cromatica di colori molto più ampia. Questo prodotto è Full HD, quindi un 1080p con connettività HDMI e DVI, ed ha un posizionamento al pubblico di 1199 euro vati. E poi passiamo al monitor touch, che è il T23-2, che è un monitor Full HD completamente touch, quindi abbiamo la possibilità di usare tutte e 10 le dita simultaneamente nello schermo. È Windows 8 Certified, ha doppia connettività, quindi HDMI e DVI, ha l'USB 3.0 che permette anche il charging dei dispositivi, cioè il caricamento dei dispositivi USB 3.0 anche a monitor spento, ed ha un posizionamento al pubblico di 449 watt.